Simone Antolini, 23 anni, balzato agli onori della cronaca rosa per la paparazzata in barca, con tanto di bacio con Alessandro Cecchi Paone, si è visto costretto a chiudere il proprio profilo social per via delle minacce e degli insulti omofobi ricevuti nei giorni scorsi. Per me è stato il finimondo, confessa in una intervista rilasciata a Candida Morvillo per il Corriere della Sera. Sono giovane e molto sensibile. Vicini, persone che vedo tutti i giorni, hanno scritto cose orribili che mi hanno fatto male. Sono gli stessi che per anni ho servito al bancone. Oggi, in attesa di laurearmi, curo contabilità e amministrazione della ditta agricola di mio papà. Conosco tutti e mi conoscono tutti. Non mi aspettavo reazioni simili nella mia stessa comunità. Fra l'altro, è stato scritto che ho 26 anni, invece, ne ho 23 e su questo ci sono state speculazioni assurde. Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone, foto, chi, uno mi ha chiesto, almeno, ti paga bene? Sono stato dipinto in un modo che non merito, argomenta, sono in regola con gli studi, ho buoni voti, non vedo l'ora di finire l'università e partecipare a dei concorsi nella pubblica amministrazione. I commenti degli sconosciuti non mi hanno disturbato, mi hanno fatto male quelli di persone che possono essere i genitori dei miei amici, dei miei compagni di scuola, di cui potrei essere il figlio. Fino a qualche giorno fa, ero amato da tutti, credo apprezzato come ragazzo grazioso e gentile, di punto in bianco mi sono trovato a fare i conti con gente passata dallo stimarmi allo schifarmi. Uno mi ha chiesto, almeno, ti paga? Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone, foto, chi? Pensavano tutti che fossi etero, anche i miei. Tra l'altro, Simone Antolini non aveva ancora parlato con i suoi genitori del proprio orientamento sessuale. Sapevano che frequentavo Alessandro, forse immaginavano, ma non avevo avuto l'occasione di un dialogo con loro, spiega, per cui tutti pensavano che fossi etero e ora ritengono che sia diventato omosessuale per diventare famoso. I miei non sono stati contenti di sapere le cose da una rivista, ma ora vogliono solo che sia felice e trovi la mia serenità. E io, a parte i commenti brutti, l'ho trovata e voglio tenermela stretta. Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone, foto, chi? Alessandro dice che con me sta ringiovanendo. Il 23enne svela come ha conosciuto Alessandro Cecchi Paone. Gli ho scritto su Instagram. Uscivo dalla mia prima relazione omosessuale. In precedenza, avevo avuto una fidanzata per 4 anni e avevo molti dubbi. Guardando la TV in pandemia, avevo scoperto che Alessandro aveva avuto una moglie. La similitudine di esperienze mi ha spinto a seguirlo sui social. Ci siamo scritti. Sono andato a conoscerlo a Rimini. Abbiamo cominciato a parlare tantissimo. Era aprile. Ho trovato in lui una persona che mi capisce, mi protegge. Mi fa stare bene ed è quello che importa. Sono totalmente perso di lui. Da quando è entrato nella mia vita, mi sento sicuro di quello che sono, ha risvegliato in me l'interesse per arte, scienza, storia. Posso ascoltarlo per ore e questo mi ha spinto a concentrarmi il doppio sullo studio. Ha aggiunto alla mia vita la voglia di essere migliore. Cosa ho aggiunto io alla sua? Freschezza. Dice che con me sta ringiovanendo.